Signori, bentornati cari nel canale dello zio Marut e soprattutto con un nuovo appuntamento, ragazzi, di Sotto la Lente. Raga, me l'avete chiesto in tantissimi, mi avete scritto fino allo sfinimento che volevate vederlo e nonostante tutto io odio questo deck con tutto me stesso e oggi scopriremo il perché ve l'ho portato, ragazzi. Sto parlando del Avvicina la sedia Cyclone al Mage, ragazzi. focolare. Uno dei mazzi anche più discussi in questi giorni. Anche se nella versione, ragazzi, con cui il caro Dog ha vinto il Master Qualifier di Las Vegas, non era propriamente un Cyclone Mage, era una versione Freeze con Luna Pocket Galaxy. Oggi andremo a vedere invece nello specifico il Cyclone Mage, uno dei Cyclone Mage con il win rate più alto per la ladder. Ragazzi, prima cosa che me ne scordo. Devo andare a settare il volume perché farvi un altro video con il volume di merda, ragazzi. Voi non ve lo meritate assolutamente. Siamo quindi anche oggi, ragazzi, con l'account dello zio Tolsimir, che ringraziamo. E ragazzi, andiamo a costruire la lista. Vediamo se Tolsimir ce l'aveva. Ce l'ha fatto, c'è il Cyclone. Ragazzi, il Cyclone Mage è un mazzo che secondo me divide proprio i giocatori di Hearthstone. Vediamo se è questo intanto. Sì, è proprio lui, ragazzi. È proprio lui, ragazzi. Vi dicevo che il Cyclone Mage è uno di quei mazzi che divide veramente i player di Hearthstone. Perché da un lato è un mazzo che rappresenta un po' Hearthstone, ragazzi. Un mazzo che da vedere è molto divertente. C'è tanto RNG. È parecchio divertente, ragazzi. Insomma, cioè, non è un mazzo. No, ragazzi, stavo notando adesso che non è propriamente questa la versione. Dobbiamo andare a cambiare alcune cose, ma lo faremo dopo. Vi stavo dicendo invece che è un mazzo che divide i giocatori di Hearthstone perché? Perché è un mazzo che ha l'RNG, quindi divertente da vedere, soprattutto per chi forse non lo subisce. No? Quindi, per chi lo fa e per chi lo guarda da esterno, sicuramente è un po' meno divertente per chi lo subisce. Perché, ragazzi, parliamoci chiaro. Perdere perché l'avversario vi ha sculato un effetto RNG non è mai bello, soprattutto se parliamo di competitive. E quindi quando parlo, ragazzi, di divisione tra persone che giocano a Hearthstone e che amano e odiano questa tipologia di deck, probabilmente è legato soprattutto tra i giocatori di competitive e i giocatori invece di for fun. I giocatori for fun, ragazzi, avranno sempre un mazzo, un archetipo del genere, perché sicuramente è divertentissimo da giocare. Anche da guardare dall'esterno, ma assolutamente, ragazzi, per un giocatore di competitivo perdere da effetti di RNG, vi assicuro che è l'ultima cosa che volete per un gioco skill based. Ragazzi, fatto questa piccola premessa, andiamo a parlare del mazzo dello specifico che non è questo, quindi lo montiamo al volo. Facciamo i cambiamenti, tanto non sono tantissime le carte da cambiare qui. La ranetta, ragazzi, ho la lista qui sul cellulare. Oggi mi sono preparato bene a dovere, vediamo che cosa c'è di diverso. Allora, evocazione elementare in 2x, ok, magia speculare, raggio di gelo, trucco di magia, mana cyclone. Allora, ragazzi, c'è un 1x di congelamento rapido. Khadgar, ovviamente, non vedi occultista. Un buffone lancia banana, quindi ok. C'è un Doomsayer, quindi un Vate. Vate, ragazzi. C'è un Vate della rovina. C'è una doppia quindi esplosione gelida, perché con Vate è fortissimo, ragazzi, giocare in 2x e vedremo anche gli spot in cui l'esplosione gelida è veramente veramente forte, quindi mettiamo anche la seconda. Chiamata dell'evocatore ovviamente in 2x, scruta stelle lune, teletto arcano c'è in 2x, piccola sambi in 1x, Zilax c'è, Arcimago Antonidas, ragazzi, Arcimago Antonidas che è fondamentale per vincere soprattutto i matchup contro Warrior, perché ragazzi, ecco qui la lista è finita, raga. Questa è una lista, è una delle liste che in ladder ha il win rate più alto, ha un win rate intorno al 54%, che se vediamo il win rate di Mage è ottimo, perché Mage attualmente, raga, ha un win rate secondo Hearthstone Replay del 48% in ladder. Andiamo a cambiare il nome, io lo chiamerei semplicemente Cyclone Mage. E vi stavo dicendo, raga, che questo mazzo, quindi nello specifico, ha un ottimo win rate per la ladder. Perché? Perché è techato contro aggro, raga. Diciamo subito, raga, aggro è il peggior matchup.
Cyclone Mage. Per quanti tool possa aver questo deck e questa versione nello specifico, è comunque un matchup che non volete vedere, ragazzi. I mazzi con il Mech Hunter con i magnetismi vi crea dei problemi incredibili. Ecco perché c'è anche un over di congelamento rapido, avendo tanti freeze nel deck. Raga, congelamento rapido potrebbe essere veramente una removal importantissima contro un Big Mech o un Big Minion. Quindi in generale, ragazzi, aggro è il peggior matchup di Mage. Sicuramente questa versione qui non gioca Luna Pocket Galaxy, che aumenta tantissimo il rate contro i mazzi control e in generale contro i mazzi warrior. Però quella versione, ragazzi, gioca anche Alexstrasza. Gioca carte diverse, diciamo, alla nostra versione. La nostra è proprio un Cyclone Mage con doppi giganti. Quindi giochiamo sia doppio gigante di mare che un doppio gigante di montagna. E Antonidas, Antonidas che ha il suo perché, perché capite bene che è un mazzo che cicla spell a costo basso, e vedremo quali sono le power play insieme a Novizia e insieme al Mana Cyclone. Capite bene che Antonidas può essere un'ottima finisher, perché anche semplicemente andarsi a rollare 3 spell nel turno in cui gioca Antonidas e quindi magari prendere 3 palle di fuoco, capite bene che contro un mazzo di controllo è tanta tanta roba. Ragazzi, andiamo a vedere nello specifico, raga, quali sono le carte core di questo mazzo e quali sono, diciamo, le carte, le tech card relative al meta. Raga, dobbiamo fare un'altra piccola premessa. Alcuni dicono che questo mazzo sia skill based, altri dicono che sia solamente un mazzo RNG, clanfiesta totale. Secondo me la verità sta nel mezzo. Sta nel mezzo perché non è un mazzo realmente facile da giocare, assolutamente. Qua spesso e volentieri, per vincere alcune partite dove non pescate bene, dovete inventarvi delle giocate pazzesche. E quindi ci rientra un po' di skill nell'utilizzare questo mazzo. In altre, raga, in altre partite, cioè, sto mazzo gioca da solo, perché la combo del deck, che secondo me è attualmente una delle combo più forti del gioco, che è Conjurer, chiamata dell'evocatore, e Giant, una combo, raga, che potenzialmente questo mazzo potete fare di turno 4-5. Perché 4-5? Perché, raga, con la mano piena il gigante arriva a costare fino a 3. Voi addirittura potete giocare Evocazione Elementale per scontarvi il gigante di un mana, quindi giocare il gigante a 2, e con una coin di turno 4 potete fare Gigante Conjurer. Stiamo parlando di una fanta a mano, ma potenzialmente potete fare Gigante Conjurer di turno 4. È una play che il 99,9% dei mazzi, raga, se possiamo dire anche forse il 100%, non hanno risposta. Quindi, raga, una combo del genere non serve uno scienziato per usarla, e capite bene che nel momento in cui pescate bene e scombate, questo mazzo è nuts, è OP, è sbagliato. Qualsiasi aggettivo volete utilizzare, ok? Negli altri restanti casi, quindi voi dove non pescate bene, dove non vedete la combo, il mazzo diventa anche skill based per cercare di vincere partite e matchup negativi, e vi assicuro che ce ne sono parecchi. Quindi, raga, questo sembra uno di quei mazzi, c'è, cioè, proprio l'ago della bilancia, cioè c'ha dei pro, c'ha dei contro, c'ha delle giocate OP, c'ha delle mani di merda. Cioè è un mazzo veramente che non sa che cosa sia il grigio, è o bianco o nero, quindi c'ha i suoi pro, ma c'ha anche tanti contro. Quindi, alla fine di tutto questo, e quindi di sotto la lente, ragazzi, dobbiamo tener conto di queste valutazioni per vedere se il mazzo valga veramente la pena craftarlo o meno. Raga, non mi ricordo se ve l'ho detto, comunque è un mazzo da 10.320 dust, quindi il suo costo è anche parecchio elevato. Non è un mazzo che vedi dal novizio: guardate, ragazzi, inizio a giocare da poco, voglio un mazzo divertente, e gli consigliate il Cyclone Mage. No, no, perché il mazzo costa parecchio. Quindi questo, diciamo, un altro punto a suo sfavore. Andiamo a vedere, raga, nello specifico, carta per carta, il suo utilizzo. Quindi, nello specifico, raga, Invocazione Elementale. Questa carta è la carta chiave per scombare col Mana Cyclone. Quindi il turno in cui voi decidete di andare a rollare spell, a fare più spell possibili, potete anche giocarvi tutto il vostro mana, perché saprete che a costo zero potete fare Invocazione Elementale e giocherete il vostro Mana Cyclone a zero, quindi ciclerete più spell possibili. Ovviamente, raga, le spell ciclate sono random. Stiamo parlando però sempre di Mage, ragazzi. Il Mage ha tantissime spell OP, quindi alla lunga, se andiamo a vedere, è un RNG sicuro, cioè questo è un RNG, però controllato tra virgolette
più che controllato è un RNG OP, cioè quell'RNG forte, quell'RNG che sapete che comunque vi dà value perché vi dà carte in mano, perché con il raggio di gelo, ad esempio, vi faccio un esempio, se avete in mano, se avete in campo una novizia occultista e raggio di gelo, avendo Twin Spell, ragazzi, voi con una sola carta in mano praticamente ciclate due spell con Mana Cyclone. Se avete più di un raggio di gelo in mano, quindi ne avete due, voi andate a fare quattro spell al costo di due slot della mano, quindi magari voi avete 8 carte in mano, però è come se avesse, quindi andate a togliere 2, andate a 6, ma è come se ne aveste giocate 4, quindi quando andate a fare quel Mana Cyclone andate a 10 carte in mano, quindi capite bene che la value è pazzesca, anche se le spell sono totalmente random, quindi ragazzi, il Mana Cyclone vi dà spell casuali, però ragazzi, il Mage già con Onda di Fuoco, Tormenta, Ondata di Fuoco, Polymorph, Pirosfera, cioè il Mage ha delle magie pazzesche, forse è la classe da sempre con le magie più forti, quindi ciclare spell casuali del mage, raga, nell'80% dei casi troverete roba positiva. Questo è il discorso, quindi ne vale la pena giocare il Mana Cyclone, che comunque è una carta RNG? La risposta è assolutamente sì, perché il suo RNG è forte, non è un RNG totalmente casuale. Il suo RNG è forte, ragazzi, e su questo non ci piove. Andiamo avanti, ragazzi, Immagine Speculare. Immagine Speculare è una carta fondamentale non solo contro aggro, ragazzi, ma perché può scombare con diverse sinergie del mazzo. Ragazzi, uno su tutte è il Gigante di Mare. Voi pensate, immaginate di andare a fare sempre la solita novizia occultista che vi fa costare le spell uno in meno, vi fa giocare Immagine Speculare a zero, quindi vi fa aumentare la board, magari con Khadgar addirittura, che dice che le tue carte evocano servitori evocati doppi, quindi andrete ad evocare 404, sconterete il vostro gigante di mare di ben 4 minion solamente con la spell A1, che in quel caso paghereste 0, che mette i taunt. Capite bene che potete fare delle play pazzesche, raga, questo mazzo ha delle combo assurde, sbagliatissime perché sono troppo forti. Poi adesso lo vedrete, non sempre si pescheranno Nuzz e non sempre sarà facile attuarle, ma sulla carta e sulla teoria le combo sono devastanti. Quindi andiamo avanti, ragazzi. Quindi vi dicevo che Immagine Speculare si può utilizzare sia in fase difensiva, semplicemente per mettere 0-2 taunt in combo con Khadgar per metterne addirittura 4, oppure per ciclare spell con il Mana Cyclone, magari dopo che avete messo un novizio occultista, o anche ad esempio in un ipotetico turno 4, dove avete il vostro Giant che costa 3, perché magari avete 10 carte in mano. Però magari siete contro Hunter, ragazzi, contro Hunter, e voi sapete che lui è un midrange, quindi sapete che lui gioca tiro mortale. Volete giocare intorno al tiro mortale? Potete fare una play di questo tipo, quindi giocare il vostro gigante a 3 mana e a 1 mana mettere le immagini speculari tempo, semplicemente per proteggere il vostro giant, perché magari vi serve che il giant rimanga in vita un turno, in maniera tale da dopo da scombare con la chiamata dell'evocatore. Raga, quando arrivate a tirare la chiamata dell'evocatore sul Giant, già avete fatto un turno della Madonna. Pazzesco. Quindi, ragazzi, molteplici utilizzi per Immagine Speculare. Raggio di gelo. Solito discorso delle spell di utilità. Può essere utilizzata semplicemente per frizzare. Ragazzi, sto mazzo tendenzialmente c'ha due win condition, che poi possono diventare anche tre. Le due win condition quali sono? Ciclare spell dal Mana Cyclone, quindi trovare value e vincere di value. Scombare con la combo, quindi giganti, chiamata dell'evocatore, oppure frizzare la board nemica dopo che avete giocato i giganti ed andare face. Cioè, frizzare la board nemica, considerando che avete il raggio di gelo in 2x, congelamento rapido, doppia Frost Nova, spesso e volentieri si possono vincere delle partite, dei matchup, frizzando board nemica, scendendo i vostri giganti, o il gigante di montagna, o il gigante di mare, e pushare face nel giro di un paio di turni. Potrebbe essere un'altra win condition. L'ultima win condition del mazzo è Arcimago Antonidas. Vi ho detto che è un mazzo quindi che cicla spell, cioè spell a costo basso. Antonidas può darvi quel burst che vi serve per vincere, soprattutto contro control. Contro aggro, raga, Antonidas è una carta mortissima. Torniamo all'analisi delle carte. Quindi, ragazzi, dicevo che il raggio di gelo può essere usato situazionalmente o per frizzare board, quindi per cercare di frizzare pezzi e magari aggredire con i vostri giganti, oppure semplicemente frizzare pezzi per cercare di rimanere vivi il più possibile affinché non facciate una combo. Ragazzi, una combo che può essere decisiva, ad esempio, della congiura col gigante, può essere quella di cercare i 7-8 taunt. Impararsi, ragazzi,
Quali sono i drop a 12? E quali, ne so due, quindi non è difficile. I drop a 10 può essere un'ulteriore win condition. Cioè, sapere che cosa vi può uscire da una conjurer. Adesso vi faccio un esempio che è banalissimo. Siete in una situazione dove l'avversario è un aggro e vi sta mettendo in difficoltà. Non avete più risposte per rimuovere la sua board. Avete una sola out. Magari l'avversario ha un drop a 2 in campo, è un Mech Hunter. E c'ha una 2-1 in campo o l'1-5 Mech. Voi provate a fare la conjurer su di lui perché a mana 2 potrebbe spawnarvi il Vate della Rovina al vostro avversario. Vi sto facendo un'ipotesi assurda, però per dirvi che la conjurer può essere utilizzata anche sui minion nemici. A volte potrebbe essere good. Immaginiamoci un Van Cleef 20-20. Conjurer su Van Cleef spawnano due minion che costano 3, che sicuramente insieme faranno stats inferiori a un Van Cleef 18-18. Questo per dirvi che avete diverse giocate tecniche all'interno del deck. Non è solamente un mazzo RNG. Trucco di magia, ragazzi. Trucco di magia è fortissimo. Una delle carte, secondo me, core di questo archetipo. Può rinvenirvi veramente tanta roba fastidiosa. Il mago a 3 o meno mana ha tantissime magie forti. Tendenzialmente la utilizzerete in combo sempre con il Mana Cyclone, ma potrebbe servirvi andarvi a cercare una Counterspell, andarvi a cercare una Tempesta Cinira contro aggro, un Arcane Intellect se non avete carte per pescare. Avete tante carte e soluzioni per andare a trovare con trucco di magia. Mana Cyclone, ragazzi, ve l'ho detto, vi consiglio, se potete, di sfruttarlo insieme a Vocazione Elementale. Non sempre potrete farlo, a volte anche farlo tempo contro i mazzi aggro e ciclare magari solo due spell potrebbe essere la play della partita, raga. Quindi saper vedere la play giusta dipende dal match e dal contesto. Raga, congelamento rapido è un frizzino in più. Se è già frizzato, il minion diventa praticamente un effetto di distruzione a due mana, quindi questo mazzo ci sta benissimo. Khadgar, raga, è una carta chiave. Una carta chiave, vi ho detto quindi della sinergia con l'immagine speculare, raga, ma la sinergia più forte di Khadgar è ovviamente chiamata dell'evocatore. Raga, Giant, Khadgar, chiamata dell'evocatore, esc con Sylph per qualsiasi mazzo non warrior che runni Rissa che troverete nel meta. È una delle play più forti del gioco. Vediamo se la vedremo nel video. Comunque, sappiate che Khadgar tendenzialmente quindi si gioca con queste carte qui. Chiamata dell'evocatore. Soprattutto se il mazzo avversario è lento e quindi vi serve fare board per chiudere, per prendere il controllo della board. Oppure potete farlo semplicemente con immagine speculare, magari contro un aggro per difendervi. Può essere una buona play. Raga, in alcune circostanze anche fare Khadgar, Conjurer, su un vincolo sabbia che costa 4 mana, su un Ziliax, non penso che sia un turno che fa schifo. Spawnare a 5 mana, una 2-2. E a sua volta 4 minion da 5 mana. A 5 mana penso che sia una tempo play OP come poche. Quindi non per forza, raga, dovete giocare Conjurer Khadgar su Giant. Se la partita lo richiede, potete far targettare Ziliax, potete targettare un vincolo sabbia, addirittura potete targettare un Vade, un drop a 2 o un buffone lanciabanane. Raga, la novizia è una carta chiave, secondo me si tiene al mulligan praticamente sempre contro chiunque. Perché vi fa ciclare, vi abbassa il costo delle spell, va in combo con Mana Cyclone, raga, la vedremo insomma dopo nel gameplay. La novizia è una carta chiave. Mono per divate, ragazzi, mono per divate può essere buono sia contro aggro di turno 2, quindi raga, il Vate lo cerchiamo sempre contro, se pensiamo che l'avversario possa essere un aggro, se vediamo Warrior potremmo anche mulligarlo, anche se un Bombo Warrior qualche pressione ve la mette, potrebbe non essere schifoso tenersi Vate contro Warrior neanche, ragazzi. Comunque lo giochiamo in 1 per, vi fa prendere iniziativa in board, una gran carta. Anche pescato in late game, ragazzi, potete fare la combo con Esplosione Gelida. Quindi andare a frizzare l'intera board nemica, giocare Vade, e se l'avversario non ha un silenzio, un modo per risolvere il Vade, distruggete praticamente la board grazie a questa combo. Questa è una combo vecchia come il cucco, ma sempre verde. Raga, buffone lanciabanane, che dire, scomba la perfezione con la sinergia del tech. Vi dà due spell che costano 1, che quindi con la novizia possono costare 0, quindi possono ciclare spell per il Mana Cyclone. Allo stesso tempo vi riempie la mano, quindi vi abbassa il costo del gigante di montagna. Fondamentale. Quindi, raga, buffone lanciabanane in alcuni matchup potete anche tenerlo al mulligan. Tendenzialmente, se vedete che è un mazzo di controllo,
Potete anche tenerlo al mulligan. Contro agro comunque non fa schifo. Un drop a 3 che giocate di terzo turno. Lo giocate in 1 per il buffone di banane. Potete anche tenerlo quando lo vedete. Chiamata dell'equipatore, raga, è la carta chiave del mazzo. La carta, secondo me, una attualmente nel meta più sbagliata di tutte. Sento persone ogni giorno che si lamentano anche in arena. Questa carta è sbagliatissima. Non voglio risultare noioso. Per me questa carta andava nerfata ai tempi del nerf di Rogue. Non capisco come sia ancora viva e vegeta così. È una carta troppo forte, raga. Magia gemella. Cioè, già il suo effetto è OP. Magia gemella è qualcosa di incredibile. Cioè, giocare intorno a 4 chiamate dell'evocatore all'interno di una partita è impossibile per qualsiasi mazzo. È ingestibile. Senza pensare che potrebbe essere discoverata o da trucco di magia o dalle magie casuali del Masai. Quindi invece di fronteggiarne 4, vi ritroverete in alcune partite a fronteggiarne 6, 8, 10. Pazzesco. Esplosione gelida, raga, ve l'ho detto. Può essere utilizzata in maniera difensiva, quindi per prendere un turno. Può essere utilizzata in maniera offensiva, quindi una volta che voi avete messo i vostri giganti, per andare face, frizzare la board nemica e trovare una win condition più aggressiva. Allo stesso tempo, può essere utilizzata in combo con Vade della Rovina. Scusa, Stella e Luna, raga, carta fortissima. Perché capite bene che in un mazzo dove giocate tante carte a costo basso, tante spell piccole, potete ciclare e pescare più velocemente. Quindi un peschino veramente good, un po' di buono. Luna tendenzialmente è una di quelle carte che potete anche giocare tempo di turno 3. Non è facilissimo trovare una risposta a Luna. Carta ottima, raga, vinco la sabbia in 1 per. Questa è una carta fondamentale perché è un tutor del mazzo. Raga, questa carta vi prenderà sempre o il gigante di montagna che è un elementale. Ho il Mana Synchron che è un elementale, raga. Quindi sapete che nel momento in cui andate a giocare vinco la sabbia del vostro T4, andate a prendervi o il Mana Synchron o il gigante di montagna. Quindi carta veramente ottima. Ragazzi, Zilliax è una carta fondamentale. Questo mazzo non ha tantissimi modi per difendersi e Zilliax è l'unico modo che ha per curarsi a meno di Ice Barrier prese in maniera casuale. Questo mazzo non ha modo di curarsi, quindi Zilliax è una carta fondamentale. Vi ho detto che comunque volendo si potrebbe sfruttare Zilliax anche in maniera più offensiva, quindi magari come target di conjurer in alcuni casi. Zilliax raga, è una carta fortissima e sarete sempre contenti di vederlo, specialmente contro Agro. Raga, Antonidas è una carta tanto forte nei matchup contro quanto inutile nei matchup Agro. Quindi raga, è una carta che non si tiene mai di mulligan. Volete vederlo comunque in late game perché per sfruttarlo appieno probabilmente dovete aspettare il turno almeno il turno 9, quindi non prima del turno 9. È una carta situazionale messa nel deck apposta per battere Warrior e mazzi del genere. Ragazzi, arriviamo a due carte core di questo mazzo, le due win condition più fatticce, più incazzate, più dure, che sono il gigante di mare e il gigante di montagna. Quindi l'accoppiata dei giganti veramente veramente cattivo in questo mazzo. Raga, vi dicevo prima, imparatevi drop a 10 del gioco perché sapere che cosa può spawnarvi la gigante di mare, ad esempio, vi faccio vedere, sapere che può spawnarvi un Akkar, andiamo a vedere drop a 10, sapere che può spawnarvi un Akkar ad esempio può essere importante. Sapere che può spawnarvi un Robotune, magari siete contro Warrior, sapete che soffre particolarmente i mech, può essere interessante. Arcimago cattivo che a sua volta spara un servitore da 6 mana è alla morte. Raga, capite bene che drop a 10 sono tanta roba. Quindi fare conjurer su gigante di mare è tanta tanta roba. Invece per quanto riguarda il gigante di montagna, l'altra non la vediamo qui perché è di classe. È il 7-8 taunt del prete. 7-8 taunt del prete che in tantissimi matchup, specialmente quelli aggro, raga, si rivelerà essere una carta chiave, quindi spererete tantissime volte di prendere il 7-8 tanto. Raga, vi ho parlato accuratamente e dettagliatamente del mazzo, andiamo a vedere un po' di gameplay. Raga, questo mazzo vi dico subito che è divertentissimo da giocare, io penso per qualsiasi giocatore, forse magari per un aggro player no, però è uno di quei mazzi veramente che non ci si stufa mai, ogni partita succedono cose assurde. Veramente divertente, allo stesso tempo può essere frustrante se beccate un meta particolarmente negativo. Se iniziate a beccare Token Druid, Mech Hunter, Aggro Shaman, ecco qui abbiamo beccato subito Druid, magari a 2000 Legend potrebbe essere un Town Druid, non sarà mai così però voglio sperarlo.
Tendenzialmente, raga, vi dicevo, potrebbe diventare frustrante perché Dacro soffre parecchio. Non che non abbiamo chance di vincere, ma ci si devono allineare un po' di cose. Raga, raggio di gelo potrebbe essere buono nel caso fosse un aggro e magari rimuovere qualche pezzo fastidioso. La Conjure è sempre una carta fortissima, però con questa mano io vorrei pescare. Vinco la sabbia di turno 4, il nostro tutor sia di gigante che di mana sacra, non ce lo teniamo. Avrei forse potuto mulligare anche il raggio di gelo. Però vediamo un po' che roba è. Il buffone non c'è banale, non è male. Non è male. Sicuramente, raga, cercare Arcane Intellect. Bisogna ciclare questo mazzo. Bisogna riempirsi la mano. E bisogna ciclare. Lui è partito incazzatissimo. È partito incazzatissimo. È partito incazzatissimo, raga. Di turno 3 potrei. Con questa combo potrei distruggere pezzo. Quasi. Probabilmente vado a pingare, abbiamo peccato subito un matchup negativo e capite bene raga che nella scalata legend di gente così incazzata come Mi'Hai ne incontreremo parecchie. Ora raga di turno 3 potrei andare a fare Luna, ma forse probabilmente preferisco il buffone lancia banane. Mi vado a riempire la mano, raga questo è un mazzo che può sculare da un momento all'altro la combo e qua intanto arriva il Giant, quindi assolutamente mi vado a riempire la mano. È un mazzo che può sculare da un momento all'altro e può rubare delle partite senza nessun senso logico. Lo amerete e lo odierete allo stesso tempo se lo usate, barra siete contro di lui. Raga, qua potrei. Ecco, per esempio, raga, vedere Vade adesso, cioè contro di lui fare un turno tipo Frost Nova Vade potrebbe veramente essere un winning play. Potrei buffarmi. Potrei fare value trade, ping. E c'ho due mana. Potrei anche rimuovergli un altro pezzo da due con doppio raggio di gelo. Però non potrei giocare il gigante il prossimo turno. Potrei giocare semplicemente il vinco la sabbia. Andare a fare dei trade. E magari prendere il mana cyclone. Raga, il mana cyclone in un matchup del genere. Ok, ho trovato il secondo giant. Sono stato un po' sfortunato. Il mana cyclone in un matchup del genere. Può darci veramente delle gioie pazzesche, perché sapete bene che Mage c'ha Blizzard, c'ha Flamestrike, c'ha ondata di fuoco, ha tantissime carte che fanno male al druido, lui ovviamente fa Anima della Foresta che dà parecchio fastidio, però diciamo che è accettabile. Qua raga penso che andrei a fare il nostro Giant, potrei fare Giant e frizzare di pezzo e un altro pezzo, attenzione ragazzi, attenzione, rifatto anche la Conjure. La partita cambia nel giro di pochissimo, raga. Vado a fare Giant. Value trade qua. Mi frizzo un Trent. Raga, pesco. Mi rimane vivo il Giant. Pesco Khadgar. Lo mandiamo al bar. Ma proprio easy. Lui ovviamente trova Boschi Fatui. Molto molto good. Molto molto good la sua pescata. Raga, qua semplicemente. Potrei provare la via dello Smork. Cioè, quello che vi avevo detto prima. Cioè, potrei andare. Lui ha la board piena. Se io gli frizzo board, non può giocare nessun minion. Potrei giocare gigante. Frizz. Andare faccia. Oppure semplicemente potrei fare Frizz, Conjurer e andare faccia. Che non mi dispiace neanche. 8, 16, 24. Sto cercando di capire come possa essere lì. Probabilmente è meglio fare la Conjurer del gigante. Allora, sicuramente andiamo a fare. Secondo me questa, raga, è la lettura. È la lettura della partita. Quindi andiamo a fare il frizzino. Non so se fare il gigante. Forse è meglio fare il gigante e il coin. E il coin non ce l'ho, raga. Che cazzo dicendo? Fa tutto sto casino. Il coin non ce l'ho. Quindi, raga, frizziamo. Facciamo qua, ho fatto tutto sto casino senza niente, poi non ce l'avevo, quindi va bene così. Raga, abbiamo ripaltato la partita senza un motivo logico, senza un fottuto motivo logico. Gigante di mare, se avessi visto l'altro freeze sarebbe stato good. Raga, 7, 7, 14. Gli frizziamo un paio di pezzi, gliene pinghiamo un altro. Io penso che lui non ne può uscire da questa situazione. Potrei fare. In realtà potrei fare anche così. Potrei fare Giant.
4, 5, ping. Forse è meglio frizzarli più pezzi. Quindi potrei fargli un doppio raggio di gelo. Ammetto la Ok, sfida. a posto. Raga, c'avevo 1000 play. Avrei potuto mettere gigante, frizzare tre pezzi, andare faccia. Raga, ecco, questo sulla carta era un matchup negativo. Ho pescato. Intanto ho sputato anche sullo schermo. Ho pescato semplicemente Naz, un gigantino piazzato lì, una Frost Nova messa lì. E ho vinto. Cioè, non penso di aver fatto una play così skillata. Magari non è neanche una play banale, una lettura di gioco giusta. Però, cioè, non è che insomma ho fatto una play di chissà quale tipologia. Intanto abbiamo dei disturbi esterni. Vieni qua se c'è il coraggio, fatti vedere. Fatti vedere da YouTube. Raga, mirror match. Mirror match. Ovviamente noi non abbiamo mai il coin, raga, però prima abbiamo vinto senza il coin. Mirror match. Potrebbe essere. Ultimamente sto girando la versione freeze, perché comunque da quando Dog ha vinto il Master di Las Vegas. Veramente good, raga, a me non dispiace tenere evocazione elementale, convinco la sabbia di turno 4. Raggio di gelo lo togliamo in questo matchup. Purtroppo, raga, il coin sposta tantissimo, abbiamo pescato comunque il Mana Cyclone. Potremmo andare a ciclare spell ca a caso. Lancia, il buffone lancia banner, raga, ci ha affezionato, non mi dispiace affatto, raga, come vi dicevo, fortissimo, specialmente quando non avete il coin, l'ho giocato in curva di T3, arriva il Giant. Arriva anche la Conjurer, siamo tutti contenti. E dicevo che secondo me lui potrebbe essere. Maledette zanzare. Dicevo che secondo me lui potrebbe essere un Freeze. Perché ne girano parecchi con Luna Pocket Galaxy. Quindi lui sicuramente ha più late game di noi. Però noi possiamo fargli angherie con il nostro Mana Cyclone, ragazzi. Possiamo fargli angherie. Andiamo a. Vabbè, raga. Peschiamo Nuts. Non abbiamo la coin, ma peschiamo Nuts. Anche perché vi dirò, raga. Il prossimo turno io vado a giocare Giant. Lui non dovrebbe avere tante risposte a Giant. Assolutamente. Io potrei giocare Giant il prossimo turno, raga, perché potrei scontarmi di uno con Evocazione Elementale e giocare a 5. E non mi dispiace affatto, lui non dovrebbe avere tante risposte a Giant. Sì, mi piace tantissimo. E poi andare a sfruttare prima di lui. Quindi sfruttiamo il fatto di non avere la coin, raga. Qui vado a fare il trade. Ho messo il mio bel gigante, amico. In bocca al lupo. In bocca al lupo con il nostro giant. Pesco Khadgar, lo mandiamo al bar proprio subito. Raga, quando giocate contro un altro Cyclone Mage dovete stare attenti a non overextendere tanto la board per non dargli il gigante di mare. Quindi questo è molto importante da sapere. Che Non lo vedo messo fai? molto bene il ragazzo. Potrebbe farmi Giant anche lui, però qual è il problema? Che se lui mi potrebbe fare Giant a 3, ok, me lo frezzi. Meno che anche lui non gioca la spella a 2. Ah, sei un sozzone. Sei un sozzone. Raga, qua mi costringe a fare chiamata dell'evocatore su Vade, mi dà fastidio parecchio sta cosa. Mi infastidisce parecchio. Una bella play lui. Se avessi avuto 6 mana avrei fatto anche Conjurer sul mio gigante. Raga, è la play che vi dicevo prima in fase di analisi del mazzo. Non voglio perdere assolutamente il mio giant. Speriamo che non esca un altro Vade. Ok, quasi l'accetto. Ora potrebbe risolvermi il gigante. Però non voglio buttare una banana adesso, raga. Probabilmente gli pingo semplicemente lui. Peccato, raga. Quel fate dà fastidio. Vi dicevo che era un freeze mage, infatti. Se si gioca bene il suo Vade, può darci fastidio. Se questo gigante riesce a rimanere vivo, in realtà lui dovrebbe giocare anche le palle di fuoco. Quindi penso che questo gigante non rimarrà mai vivo. Però io, ragazzi, posso ripartire o con Arcane Intellect o con Vincola Sabbia. Diciamo che ce l'ho una ripartenza. Che Le spelle a 1 ormai fai? voglio tenermele sicuramente per il Mana Cyclone. Vediamo un po', io mi aspetto una palla di fuoco qua. Oppure un Frostbolt, sono 3, 4, 5, 6. No, la Frostbolt non risolve.
Sì, penso che lui farà palla di fuoco, oppure fa il suo giant. Ok, lui fa il suo giant. Vediamo un po'. Io sicuramente andrò a fare Conjurer, raga. Sicuramente andrò a fare Conjurer. E probabilmente potrei anche dare il giant. Quindi potrei fare una doppia banana tra dare il giant, tenermi il mio giant vivo. E fare Conjurer, se pescassi la spella 0 che sconta, giocherei anche il Mana Sagro, sarebbe veramente veramente quinto. Però io penso che lui vada a fare dei trade qua. Io penso che lui vada a fare dei trade. Ok, ha difeso il suo giant. Un bello gigante di mare non mi dispiacerebbe. Questo non è un turno facile, raga. Questo lanciatore di coltelli lo vorrei traddare. Allo stesso tempo vorrei anche pescare. Avessi pescato Khadgar, raga, lo mandavo al bar. Potrei fare il turno di Mana Cyclone? No, non mi fa impazzire adesso. Non mi fa impazzire adesso. Probabilmente faccio solo. Probabilmente, raga, pesco e faccio Conjurer. Che il padre potrebbe essere good con la Frost Nova per dopo. Sì, penso di pescare e fare Conjurer. Andiamo a fare il trade prima. Qui sicuramente si risolverà tutto. Escono 2-7-8 tanto, quindi anche il trade buono. Speriamo che non ha Conjurer, raga. Se non ha Conjurer non dovrebbe punirci tantissimo. Io penso che il prossimo turno mi andrò a cercare la Frost Nova da trucco di magia per cercare di settarmi il Vade e ripartire a bordo vuota. Questo è Conjurer sicuro. Ok, cioè non è ok, andrà bene per forza. Capite bene che a 3 mana ha giocato una 7-8 taunt e una 8-8. Io comunque prima a 3 mana ho giocato 2-7-8 taunt, stiamo a parlare di un matchup tra mazzi sbagliati. C'è un cazzo di cui discutere. Però sicuramente è un mazzo più skilled di quello che si pensa e allo stesso tempo meno skilled di quello che si pensa, perché senza le sue win condition OP non è che vi potete inventare chissà che cosa. Sicuramente questa lista che sto giocando è molto molto performante. Vedete, tocco a Jovanovizza, va abbastanza all'in, ragazzo, va abbastanza all'in. Lui non dovrebbe giocare a Mana Sagro, però cosa cazzo sta facendo? È riuscito a trapperlo, ok. Fantastico. Lui, ragazzi, sicuramente ci giocherà la Conjurer. Ci giocherà la Conjurer sul Vade. Quindi in realtà risolveremo poco. Forse fa Conjurer adesso? Sì, ragazzi. Con un Freeze penso che portiamo a casa la partita, a meno che non ha un'altra Conjurer. Questo non è il Freeze che avevo in mente. Raga, dobbiamo cercare assolutamente la Frost Nova. Cioè, abbiamo due possibilità per trovare la Frost Nova. Non penso che ce ne siano altre. Sì, non basta. Non basta assolutamente Dardo di Gelo. Devo trovarne. Devo trovare la Frost Nova. Penso di prendere il match e speculare. Anche la novizia sarebbe stata veramente strong. Raga, probabilmente qui vado a fare Mana Cyclone. Potrei fare così. Mi rollo un'altra spell. Ovviamente non esce mai nella vita. A questo punto mi prendo un dardo di gelo. Mi rollo un'altra spell. E mi vado a fare Mana Cyclone. Raga, qua penso che c'è poco da fare. Mi serviva la Frost Nova come il pane. Che non è arrivata neanche adesso. Comunque capite bene. Cioè, la value che mi ha dato. Ci milleremo una carta. E se rimango ancora vivo? 8-16, potrei non rimanere vivo. 8-16, potrei essere morto. Comunque, se rimaniamo ancora vivi, sicuramente mi andrò a millare Frost Nova. Non ci sono dubbi su qual è la carta che mi millerò. Lui trova anche il peschino. Differenza nostra. Il suo trucco di magia è andato a buon fine.
fatto il turno della Madonna. Cioè, capite bene, ragazzi, sto mazzo fa delle cose che non hanno senso. Guardate lì. Ciclato mezzo deck, non aveva più carte in mano. Raga, io ho possibilità di trovare la Frost Nova in qualche modo il prossimo turno? Penso proprio di no. Avrei dovuto trovarla adesso, anche una Blizzard. Non mi sarebbe dispiaciuto, anche se Raggio di Cielo non è male. Non penso che riuscire a risolvere tutto. Anche perché lui, se non sbaglio, essendo preso, gioca la palla di qualcosa del genere. C'è poco da fare, raga. C'è pochissimo da fare. Sto pensando, cioè potrei trovare la Frost Nova dall'ondata di fuoco qui. Sarebbe una cosa più allucinante che altro. Ho due congelini, 3, 4, però lui ha l'idal quasi sicuramente. Questo lo potrei ping, potrei fare un turno di questo tipo. Non so se basta, vediamo un po'. Penso di sì, cioè penso che è l'unica cosa che posso fare. Quindi ping qua. Congeliamo lui, congeliamo lui, congeliamo lui, un save, torniamo presto, siamo morti, però raga, per dirvi che comunque, cioè, questo mazzo ce l'ha le sue play particolarmente skillate, anche interessanti, ma la maggior parte delle partite, raga, le vincete o con la combo e quindi dovete pescare bene. Cioè il fatto della combo, raga, è legata al pescarla. Cioè non è una di quelle combo legata a me l'apparecchio, c'ho tempo di prendere, no, cioè in alcune circostanze dovete averle in mano. La partita di prima l'ho pescata runner runner e ho vinto contro un token druid che era un matchup sulla carta negativa. Questa partita non ho visto la Frost Nova e lui invece ha visto tutto. Il coin peraltro, che è fondamentale in un mirror di questo tipo. Penso che lui abbia l'idal, no? Non hai l'idal, amico? Inizio occultista, provo a pescare roba. Sì, ho pescato poco. È solamente il terzo Arcane Intellect che mi gioca. A due mana, peraltro. Ma sì, Ammira gli peschiamo tutto il strumenti della mazzo. creazione. Mi sembra strano che lui non abbia palle di fuoco o cose del genere. Ma lui è un Monasylon come noi, ragazzi. La Ammira gli strumenti della lista creazione. Monasylon. Quindi se non ce l'aveva prima a palla di fuoco, l'ha trovata adesso. Però se ci avesse la palla di fuoco l'avrebbe già giocata. E trova la chiamata dell'evocatore. Complimenti per la skill. Adesso è iniziata Ammira gli la conquista più strumenti della totale. C'è anche creazione. l'amico Ramingo Cho. Ragazzi, di che cazzo stiamo parlando? Con la flamestack risolvo qualcosa? Penso di no. Ragazzi, la skill è diventata la conquista più totale. All'improvviso. C'è Ramingo Cho completamente a caso. Se faccio flamestack risolvo. Con un ping risolvo lui, rimangono loro due, uno lo potrei voglio trattare col veleno. E che gli racconto a lui? Lui rimane a 2 HP. Quindi non ci stanno cazzi, ragazzi, siamo morti. Cioè, in realtà potrei provare a fare immagine speculare, però il destino ha voluto che io ciò, quindi nel momento in cui vado a giocare. Ah no, c'ha 10 carte in mano, quindi a livello di carte posso giocare le carte come Fammi voglio. pensare. Perché lui non prenderà niente, c'ha 10 carte in mano. Cazzo mi dice? Cioè posso mettere, posso fare così? Fare trade qui, fare trade qua. Ora, secondo me ha fatto anche il possibile in questa partita. Non penso che potevamo fare altro. Ah, la colonna di fuoco, infatti stavo dicendo come l'ha fatta, ce l'ha presa lui. Allora, raga, avete visto del perché questo mazzo lo si può amare e lo si può odiare allo stesso tempo? Non è un mazzo solido. Cioè, ci sono delle partite in cui pescare determinate carte è più fondamentale rispetto ad altri deck. Ci sono partite in cui, se non top deckate dal Mana Cyclone o non vedete la Conjurer, non vincete mai. Viceversa, potete vincere delle partite improbabili, delle partite che qualsiasi altro mazzo non avevano neanche mezza chance. Questo mazzo, raga, fa i miracoli. Io più che Cyclone Mage lo chiamerei Miracle Clan Fiesta Cyclone Mage, sarebbe forse il nome più appropriato.
Raga, gli ho fatto vedere anche il gameplay. Andiamo a mettere i voti. Andiamo a mettere i voti, raga. Quindi il costo in dust, raga, 10.320 dust. Il costo è parecchio alto. Io mi sento di dargli un 5 e mezzo per quanto riguarda il costo in dust. È un mazzo che costa parecchio. E probabilmente il suo costo in dust non è così forte il ladder. Quindi anche facendo questo ragionamento, il bilanciamento costo in dust forza comunque il ladder, il voto è sicuramente leggermente insufficiente. Quindi 5 e mezzo. Raga, il gameplay del mazzo. Gameplay del mazzo, quindi difficoltà nell'utilizzare il mazzo. Raga, non è un mazzo semplice assolutamente, non è un mazzo impossibile, però potete sbagliare poco, raga, è uno di quei mazzi che se fa dell'errore viene punito parecchio. Allo stesso tempo, raga, il mazzo c'ha una cazzo di combo che è devastante, che anche una scimmia potrebbe vincere la partita con quella combo. Quindi mi sento di dare un 6 e mezzo al gameplay, che è un misto tra 6 del fatto che non sia facile da giocare e 7 che comunque ha delle combo talmente OP che a volte vincono da sole. Quindi io mi sento di dargli un 6 e mezzo al gameplay. Forza nel meta, raga. Questo è un discorso molto particolare. Perché? Perché questo mazzo è tanto forte in un determinato contesto torneistico per counterare War, per counterare alcuni mazzi, specialmente potendo avere accesso alle tech card, quanto non così forte in ladder, raga. Sto mazzo, per quanto io possa aver vinto quella partita contro Tokyo Druid, vi assicuro che non sempre succede, la maggior parte delle partite andrete leggermente sotto, anche se questa versione in particolare che stiamo analizzando oggi, se la vede bene contro gli aggro, c'ha diversi tech interessanti. E il discorso è che non sempre riuscirete a pescare le tech, non sempre riuscirete a fare la combo, non sempre partirete col coin. Un mazzo che comunque partendo col coin aumenta a dismisura il suo win rate, vi fa capire che comunque non è un mazzo solido. Per me la forza nel meta di questo mazzo, ragazzi, è 7-. 7-, perché sicuramente è un mazzo forte, sicuramente ha del potenziale e ha la combo più forte del gioco, parliamoci chiaro. Khadgar più Conjurer o semplicemente Conjurer su Giant è la combo più forte del gioco. Non succede sempre, non sempre avremo la board apparecchiata per poterlo fare. Non mi sento di dargli un discreto pieno, quindi per me 7 meno la forza nel meta. Consigliabilità, raga, questo è un mazzo che per gli amanti del Mage, perché il Mage, raga, da sempre ha giocato mazzi RNG based, è un mazzo assolutamente straordinario, un mazzo divertentissimo da utilizzare. È impossibile annoiarsi con sto mazzo, a meno che non siete degli amanti di face decks che dite vabbè, raga, a me non mi piace fare turno 1 niente, turno 2 hero power. A meno che non siete quella cerca di giocatori, qualsiasi altro giocatore, raga, sto mazzo gli piacerà, quindi sarà consigliato da utilizzare. Consigliato quindi da usare per quanto riguarda il for fun, per quanto riguarda la forza, la solidità. E poi effettivamente la facilità con cui si scala con questo mazzo per me è assolutamente sconsigliato, raga. Quindi un voto mix tra queste due cose, per me la consigliabilità è 6. È 6 perché è un mazzo che per quanto possa essere divertente, scalare questo mazzo, raga, secondo me è un parto. È divertente, ma è un parto perché ci mettete una vita a fare leggende con un mazzo del genere. Ci mettete veramente una vita, raga. A discapito quindi di tutte queste votazioni, raggiungiamo e soprattutto arriviamo al voto finale dello zio. Raga, per me, per una serie di motivi, ragazzi, perché secondo me questo mazzo da un lato è divertente, da un lato rispecchia il for fun di Hearthstone, dall'altro, raga, secondo me questo è il mazzo, è il male del competitivo attuale. Quindi io che sono un giocatore competitive lo vedrò sempre di cattivo occhio, raga. Per me mi dispiace. E qualsiasi giocatore competitivo, per me, che si affida a un mazzo del genere per vincere un torneo, per me vale veramente poco. Questo è il parere dello zio. E quindi al Cyclone Mage, ragazzi, io do voto 5. Per me è un mazzo altamente sconsigliato per ladderare e allo stesso tempo
un mazzo sbagliato perché usufruisce di una meccanica che è completamente OP per vincere le partite e dell'altra meccanica che è l'RNG. Raramente vincerete una partita senza aver o scombato o sculato. È un mazzo che per me ha queste due win condition nella win condition del deck, non può essere un mazzo da consigliare e un mazzo a cui dargli un voto positivo, raga. Quindi per me il Saigon Mage è 5 e sono stato anche buono, raga, semplicemente perché il mazzo è veramente divertente da giocare. Se non fosse stato manco divertente, gli avrei dato 0 spaccato. Ragazzi, spero che questo appuntamento di Sotto la Netta vi sia piaciuto. Ci vediamo in settimana con il prossimo video dello zio, ragazzi. Lasciate un like, iscrivetevi, condividete. Ci si becca, guys.